In questo tutorial vedremo come inserire un progetto nella piattaforma Andasa. Quindi dalla home page della piattaforma clicchiamo su progetto e poi ad esempio progetto realizzato. Si apre il pop-up e iniziamo l'inserimento dei contenuti. Quindi dovremo inserire dapprima titolo, genere, spazi e attività e poi via via tutte le altre informazioni. Quindi iniziamo cliccando sul tasto Edit e iniziamo ad inserire il titolo di questo progetto. Quindi nel nostro caso il titolo è Allegart 2014. Poi andremo ad inserire il genere, interdisciplinarità, dopodiché lo spazio in cui si svolge, e qui troveremo lo spazio che abbiamo precedentemente inserito, ovvero il lazaretto. E da ultimo l'attività, ovvero un festival. Le informazioni, quindi l'autore è Sustainable Happiness. L'indirizzo, la città dove si svolge e l'email a cui scrivere. Poi avremo il campo per la descrizione. Qui abbiamo un testo pronto da copiare e da inserire. Proseguiamo con l'inserimento delle immagini. Come al solito, dopo aver dato l'ok, attendiamo la conferma dell'upload, poi scegliamo le altre immagini. Ok, attendo l'upload. Buona norma salvare spesso. E ovviamente dare un occhio alla preview se siamo soddisfatti di come stiamo inserendo i nostri dati. Dopodiché procediamo all'inserimento delle keyword. Ricordiamo come è essenziale inserire come keyword anche il nome che stiamo utilizzando per questo progetto. Ricordiamo che al momento la ricerca avviene soltanto per le keyword che ho inserito nella piattaforma, quindi poi andiamo ad inserire tutte le altre che abbiamo già preparato. Un altro widget che troviamo per la scheda di progetto è il widget dedicato al team. Qui troveremo tutte le persone precedentemente inserite nella piattaforma. Abbiamo la possibilità anche di inserire dei links. Ad esempio, in questo caso vogliamo inserire il link al sito dell'associazione Sustainable Happiness, quindi mettiamo un titolo. Confermiamo e inseriamo anche l'indirizzo dell'associazione. Poi clicchiamo sul più per confermare. Di nuovo vogliamo inserire un altro link, quello del festival, quindi come titolo possiamo inserire anche il sito del festival. Sotto il campo URL inseriamo il nuovo URL. Di nuovo più per inserirlo. Quando chiedo la preview devo ottenere un risultato di questo tipo. Andando avanti con l'editing, anche nella scheda progetto posso inserire del codice embed proveniente ad esempio dai canali YouTube e Flickr.
Quindi nel caso di YouTube, ad esempio, vado sul sito, all'indirizzo del mio video, condividi codice da incorporare, copio questo codice, e lo incollo nel campo. Chiedo la preview, lo vedrò qui. Stessa cosa per Flickr. Avremo successivamente anche un widget processo nel quale indicare le varie tappe che mi hanno condotto alla realizzazione di questo processo, attualmente non disponibile, e il campo moodboard dove invece fare l'embed di un'eventuale bacheca Pinterest. Che noi nel nostro caso abbiamo qui. Una volta completato l'inserimento dei miei dati, faccio una preview. Se sono soddisfatto, posso salvare e chiudere questo pop-up.